Un altro anno è terminato anche per il noto opinionista di Uomini e Donne. Stiamo parlando di che oltre ad essere molto amato nel programma è anche seguitissimo sui social. E proprio sul suo profilo, il ballerino ha allarmato i suoi follower lasciando intendere di voler lasciare il paese. Lascia l'Italia durante il periodo delle vacanze e si concede numerosi viaggi. Lo scorso anno, l'opinionista, approfittando delle pause natalizie a Uomini e Donne, si è diretto in India. Un viaggio di riflessione ma anche una vera e propria esperienza di vita. L'amico di Tina Cipollari, oltre ad avere la passione per il ballo, ama la natura e tutto ciò che la circonda. Dopo aver trascorso il Natale con i suoi familiari, Gianni sembra pronto per un'altra avventura. A farlo sapere è proprio l'opinionista attraverso uno scatto fotografico davanti ad un buon caffè, ovviamente italiano. Accanto all'immagine una didascalia, ultimo risveglio all'italiana per quest'anno, aeroplano. Se in molti hanno pensato che il cinquantenne potesse lasciare l'Italia e Maria De Filippi possono dormire sogni tranquilli. Abbandonerà il paese solo per qualche settimana. Al momento nessuna destinazione è stata svelata, ma di sicuro nei prossimi giorni non mancheranno foto e stories. L'amore per Uomini e Donne e il suo lavoro di recente si è concesso una lunga intervista. L'opinionista ha parlato del suo passato, senza tralasciare il matrimonio con Paola Barale e l'affetto che ha per Maria De Filippi. La proposta di partecipare a Uomini e Donne fu la sua salvezza. Infatti, è riuscito a superare un periodo difficile proprio grazie alla moglie di Costanzo. Rendendosi conto di aver sbagliato, Sperti si recò poi da quella che oggi è una delle sue più care amiche, per scusarsi. Da quel momento non è mancato una sola puntata e ancora oggi, a distanza di anni, copre sempre il suo ruolo.